Marco Gabbi, presidente della Società Filatelica Italiana, è un'associazione nata nel 2014 che ha come scopo quello di far crescere soprattutto nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'enorme debito che tutta la civiltà occidentale ha nei confronti della Grecia. Ha sede proprio qui presso l'Hotel Vittoria in Cava dei Tirreni, perché nel 1944 per un paio di mesi proprio l'Hotel Vittoria fu la sede del governo greco in esilio. Proveniva da Alessandria d'Egitto, doveva ritornare ad Atene e si ferma qui a Cava dei Tirreni perché ci sarà un'importante conferenza presso la Reggia di Caserta sotto l'egida degli inglesi per decidere il futuro della Grecia. Quindi c'è un legame storico di Cava dei Tirreni con la Grecia, e per questo qui a sede la Società Filatelica Italiana, che ha il respiro di un movimento nazionale. Non a caso il 19 marzo scorso del 2016 è stata fondata la Società Filatelica Lombarda, che è la prima agevazione regionale della nostra associazione. Questa sera abbiamo un simposio aristotelico, il secondo, il primo si è svolto 15 giorni fa ed era relatore il professore Luigi Gallo, si parlò allora della Grecia al tempo di Aristotele per un inquadramento storico, oggi il professore Angelo Mariani ci parla della musica in Aristotele. Perché Aristotele? Perché quest'anno è l'anno UNESCO dedicato al maestro di coloro che sanno, come Dante lo descrive nel quarto canto dell'Inferno, attorniato da Socrate e Platone, quindi l'apice della cultura greca che viene analizzato, studiato, divulgato qui a Cava dei Tirreni nei simposi aristotelici da parte della Società Filatelica Italiana. Siamo qui al secondo simposio aristotelico organizzato dalla Società Filatelica Italiana, che ha un lavora in modo sinergico con la Federazione delle Comunità Ecofraternite Elleniche in Italia, di cui ho l'onore di rappresentare in quanto eletto come segretario nazionale di questa federazione. E la federazione rappresenta, oltre la comunità ellenica di Napoli, altre 12 comunità sparse su tutto il territorio italiano, dalla Sicilia a Milano, alla Sardegna, e hanno lo scopo, queste comunità della diaspora greca, la promozione della lingua e della cultura greca, sono anche le tradizioni della nostra diaspora. E con la Società Filatelica Italiana, ripeto, c'è una sinergia negli interventi e la federazione ha praticamente sponsorizzato questo evento, che ha promosso il professor Marco Gabbi, che è praticamente in occasione dell'anno aristotelico 2016 è proclamato tale dalla parte dell'UNESCO. È particolarmente importante il lavoro e tutte le attività della Società Filatelica Italiana in un momento come questo, in un momento storico come questo, in cui praticamente vediamo che gli studi classici, testimoniati anche dal fatto che c'è un calo all'iscrizione ai licei classici negli ultimi anni più che raddoppiato, è una deliberata politica di emarginare gli studi umanistici in un'era in cui praticamente le persone si dividono fra creditori e debitori, in un momento in cui praticamente l'odierna era del neoliberismo vuole un'omologazione delle persone, in cui praticamente il pensiero critico venga meno, e allora bisognerebbe andare controcorrente, contro questo spirito del tempo che praticamente vuole il venir meno dei diritti, delle libertà e del dialogo e della democrazia.